Il rapporto con il tempo è una delle più grandi sfide della società moderna. Veniamo da un passato in cui l'essere umano è sempre stato costretto a concentrarsi sul presente per una questione di sopravvivenza. Quindi si alzava la mattina e l'obiettivo era quello di capire come poter arrivare a fine giornata, riuscire a cacciare il cibo, sopravvivere rispetto agli attacchi degli amici. Mentre oggi tutti questi bisogni primari che diamo costantemente sempre più per assodati spostano quello che è il nostro focus sempre più verso il futuro e talvolta anche verso il passato. Perché? Verso il passato per un semplice motivo. Oggi siamo più liberi e quindi abbiamo molta scelta. Potenzialmente abbiamo scelte infinite. E avere scelte infinite, da una parte, è incredibilmente vantaggioso perché ci permette di scegliere quella che è la nostra strada, ma dall'altra ci dà molta più responsabilità, quindi molta più pressione, molto più peso su di noi. Abbiamo quindi più ansia di dover scegliere la cosa giusta. E questo può dare adito sia ad un'ansia per il futuro, quindi ad una paura di quello a cui le nostre scelte porteranno, sia a maggiore possibilità di rimorsi, per cui ci chiederemo sempre di più se e come ci saremmo potuti comportare diversamente per non essere giunti a determinati errori, cose che noi riteniamo essere errori, perché come viene raccontato nel bellissimo libro L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera, non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, perché non esiste alcun termine di paragone. L'uomo vive ogni cosa subito per la prima volta, senza preparazioni, come un attore che entra in scena senza mai aver provato. Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa? Per questo la vita somiglia sempre a uno schizzo, ma nemmeno schizzo è la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa, la preparazione di un quadro, mentre lo schizzo, che è la nostra vita, è uno schizzo di nulla, un abbozzo senza quadro. Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto. Se l'uomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto. Ecco, io ho trovato questa citazione particolarmente potente, proprio perché trasmette l'idea del fatto che non possiamo sapere realmente a cosa portano le nostre scelte, perché non avremo mai la controprova che una scelta diversa ci avrebbe portato ad una strada migliore o peggiore. In realtà noi scegliamo ogni secondo e quelle che noi percepiamo delle scelte sono solamente scelte che noi riteniamo essere più impattanti sulla nostra vita, ma che non sono altro che scelte che derivano dalle nostre scelte precedenti. Quindi in realtà anche le nostre scelte precedenti hanno un medesimo impatto. Perché dico tutto questo? Che nesso c'è con l'hikikomori? Tempo fa vidi questo bellissimo TED di Philip Zimbardo, che è uno degli psicologi viventi più importanti della storia, che parla appunto della psicologia del tempo e di come modificando semplicemente delle prospettive temporali che ognuno di noi ha, si possano prevenire tanti fenomeni negativi, come ad esempio anche l'abbandono scolastico e le dipendenze. Ma cerchiamo di capire cosa intende lui con psicologia del tempo. Ognuno di noi ha un certo bilanciamento tra sei diverse prospettive temporali, che sono orientamento negativo al passato, orientamento positivo al passato, orientamento edonistico al presente, orientamento fatalista al presente, un orientamento al futuro basato sul raggiungimento di obiettivi e un orientamento al futuro invece trascendentale, orientato all'oltremorte. Da quello che ho potuto osservare nel corso dei miei studi, gli hikikomori hanno un orientamento molto fatalista rispetto al presente e tendono appunto a pensare che gran parte di quello che gli capita sia esterno al proprio controllo, quindi un atteggiamento passivo rispetto all'esistenza, e hanno anche una prospettiva verso il passato negativa, fatta soprattutto di rimorsi, della sensazione di aver fatto delle scelte sbagliate, non rimediabili, e invece tendono in qualche modo a sospendere completamente quella che è la loro prospettiva futura, perché appunto il futuro per loro diventa una grande sofferenza proprio perché non riescono nel presente a ottenere quello che vorrebbero. Si innescano tutta una serie di meccanismi psicologici difensivi, tra cui l'inversione del ritmo sonnoveglia, che appunto permette in qualche modo di sospendere la percezione dello scorrere dei giorni attraverso una routine completamente squilibrata e completamente diversa ogni giorno. Oppure attraverso i videogame, le serie TV o qualunque altra fonte di intrattenimento che ti permette in qualche modo di sospendere quelli che sono i tuoi pensieri, quindi riuscire a portare la tua concentrazione esattamente su quello che stai facendo e che stai vedendo.
Eppure io credo che gli hikikomori, così come tanti di noi, siano cresciuti invece con l'idea, perché ci viene trasmessa spesso dalla società, che l'orientamento migliore possibile sia quello verso il futuro, cioè sospendere quello che è un possibile beneficio presente per avere qualcosa di invece migliore nel futuro. E questo concretamente si applica per esempio alla scuola. Ci viene spesso detto di sacrificarci, di fare fatica, perché quella fatica poi verrà ricompensata in futuro. Ci viene detto di studiare qualcosa che non ci piace, perché questo magari ci darà più occupabilità, perché questo magari ci permetterà di avere uno stipendio che ci aiuterà a vivere meglio. Ma in qualche modo queste credenze ci vengono suggerite dal mondo degli adulti. Ed è anche per questo che spesso vengono disincentivate alcuni percorsi di laurea, come per esempio le materie umanistiche, accusate di produrre disoccupati, ignorando invece totalmente quelle che sono le predisposizioni personali del singolo individuo. E questo tipo di sbilanciamento totale del focus, della prospettiva temporale verso il futuro, a sacrificio invece del presente, è completamente sbagliato, perché ci porta a sacrificare tanto del piacere che possiamo provare nella nostra vita. Anche perché comunque poi il futuro non sappiamo esattamente come sarà, è solo una speculazione. La verità è che l'unica dimensione reale è il presente, perché il passato è solo comunque qualcosa che rimane nella nostra testa e ci influenza attraverso appunto i nostri meccanismi neurali presenti. E il futuro invece è solamente un'ipotesi che viene sempre costruita all'interno della nostra testa, ma che non esiste realmente. Ciò che accade, ciò che materia, è solo e soltanto il presente. E noi viviamo appunto in una società in cui siamo sempre costantemente alla fuga dal presente, perché fuggire dal presente ci fa stare meglio, godere il presente ci fa sentire in colpa a volte, e in qualche modo pensiamo che non stiamo costruendo invece il nostro futuro, che invece dovremmo faticare oggi per sempre avere qualcosa domani. E questa è un po' l'impostazione che ci viene insegnata dalla società capitalistica, per cui bisogna lavorare, fare fatica perché si avranno dei benefici. Quindi non è importante se ti piace o no il tuo lavoro, ma tu fallo, perché questo ti aiuterà in futuro a stare meglio, ti aiuterà a avere una stabilità. E quindi viviamo in una costante dimensione che non è mai il presente, è sempre o il futuro o il passato, appunto, spesso in termini negativi. Ed è anche questo il motivo per cui sta nascendo un grande interesse verso la meditazione, che a livello psicologico, al di là delle speculazioni religiose, ha una semplice funzione: portare la propria concentrazione sugli stati del presente. Non a caso il primo esercizio che viene consigliato per uno che vuole iniziare a fare meditazione è quella di concentrarsi sul respiro. Concentrarsi sul respiro e su tutti gli stati del corpo, perché appunto questo ti aiuta a controllare la prospettiva temporale della tua mente. Non lasci che la tua mente vaghi nel passato e in qualche modo si faccia prendere da quello che è stato. Eviti che la tua mente si sposti, di solito in modo ansioso, verso quello che sarà, quindi verso il futuro, ma cerchi invece di concentrarti su quello che sta accadendo in questo momento. E questo è sostanzialmente un esercizio mentale, perché la mente, a livello di allenamento, funziona esattamente come un muscolo. Più fai esercizio di meditazione, quindi più abitui la tua mente a tornare sugli stati del presente, quindi ti abitui a concentrarti sul fatto che tu puoi in qualche modo controllare questo tipo di meccanismo, ad avere una maggiore consapevolezza dello stato della tua mente, in particolare della prospettiva su cui la tua mente è focalizzata. Però ci sono delle teorie che sostengono che bisognerebbe cercare di vivere sempre e soltanto nel presente, come se il fatto di avere la propria mente focalizzata sul passato, sul futuro, sia per forza di cose un male. E questo io penso che sia una cosa sbagliata, perché la giusta prospettiva temporale è un bilanciamento di queste tre fasi, di queste tre prospettive temporali, e non è mai solamente il focus su una delle tre, perché qualunque estremizzazione, qualunque focalizzazione eccessiva su uno di questi tre stati è per forza di cose sbagliato. Il nostro concentrarsi sul passato ha un'utilità: sapere da dove si viene, cosa si è fatto, quali sono le proprie radici, cosa si è ottenuto, quali sbagli si sono fatti per potersi correggere. Quindi un orientamento sul passato altamente focalizzato sugli aspetti positivi, quindi costruttivi, dei nostri errori e dei nostri successi. Un orientamento sul futuro sempre il più focalizzato su degli obiettivi che siano in qualche modo percepiti come positivi e gratificanti, obiettivi che noi desideriamo raggiungere, ci fanno sentire comunque in movimento per avere anche una sensazione di crescita, di progresso personale. Però è fondamentale non sacrificare totalmente il presente alla stregua del futuro e del passato, ma cercare di trarre piacere anche dalla quotidianità, quindi un presente edonistico, non fatalista, non passivo, non che ci vede come dei soggetti in qualche modo che subiscono
e che non hanno una propria forza di impatto su quella che è il loro destino, sulle loro potenzialità. Quindi trarre piacere dalle relazioni, da tutto ciò che ci fa stare bene, dai nostri hobby, dalla famiglia, dall'intrattenimento, potenzialmente da tutto, anche da videogiochi, è comunque giusto da mantenere. Quindi bisogna sia evitare quelle filosofie che ti portano a pensare che ogni cosa che tu esperisci di positivo ti deve in qualche modo far sentire in colpa, sia però ovviamente non spostare tutto sul presente, quindi tutto sul piacere, perché questo porta ad altre derive, come per esempio l'abuso di sostanze stupefacenti, un'alimentazione sregolata, un'eccessiva propensione all'intrattenimento, quindi al consumo di serie TV, di videogiochi. Insomma, bisogna cercare di trovare un equilibrio. Spero di essere stato chiaro, è un argomento abbastanza complesso, non è facile da riassumere, però anche in questo caso spero di avervi dato degli spunti interessanti. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche dubbio, se ho detto qualcosa che magari vi ha lasciato perplessi, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.